da molti anni questa artista, giovane si può dire per quello che mostra oggi, nel senso che oggi ha avuto anche attraverso la mia presenza una offerta e una proposta della sua opera più visibile di quanto non avesse avuto nel passato, che però è un passato di impegno nel momento in cui l'arte italiana degli anni 60 e 70 sente di doversi sintonizzare con le grandi esperienze internazionali, in particolare l'informale. E in Italia abbiamo un grande pittore che si chiama Burri, con cui lei ha qualche punto di convergenza, e un altro artista molto conosciuto che si chiama Lucio Fontana. A questi due personaggi, evidentemente, si può legare l'esperienza che vediamo qua, calettata nell'arco di 40 anni di attività, con opere non soltanto di oggi, ma alcune degli anni 70 e 80, e in cui, come appare evidente, al di là di alcuni interventi come questo, in cui si vede un gusto per, diciamo, l'arte applicata, l'oreficeria, la raffinatezza dell'esecuzione di alcuni particolari come se fossero gioielli, avendone scritto, ho pensato di chiamare questo piccolo catalogo L'origine della forma. Come dire, la forma nasce da una non forma, però non è che l'informale o la non forma apparente siano un senza forma. Il mio professore Luciano Arcangeli diceva che l'informale non è assenza di forma, qui c'è una forma, è assenza di una forma premeditata. Cioè non c'è l'ordine della ragione, non c'è il disegno che compone le cose, che seleziona, che fa una casa, che fa un albero, che disegna la realtà e la forma, ma c'è una forma dentro la quale possono intuirsi delle altre forme. Faccio questo ragionamento non per essere particolarmente concettuale, ma perché chiunque di voi l'esperienza l'ha fatta guardando una roccia o guardando delle nuvole. Uno guarda le nuvole e vede a un certo punto un volto. Guarda la roccia e vede una forma dentro la roccia. Quella forma non c'è, nel senso che non è stata concepita dall'uomo, eppure c'è, perché la vediamo. Allora, quella forma, tanto più se assomiglia a una forma riconoscibile, quindi se ha un carattere antropomorfico, per esempio, se richiama un volto, quella forma non è premeditata, ma c'è. Allora, nel caso di un'immagine come questa, è evidente a tutti che questo può sembrare una montagna, e questo un orizzonte, e questo un mare. In realtà, nel raptus creativo della Patalogna non c'è il pensiero di fare un mare, un orizzonte e una montagna. Non so se queste cose le capirete l'esperta d'arte che prima mi ha aggredito dicendo le idiozie della sua mente priva di conoscenza, ma mi pare evidente che lei non ha voluto fare nulla di quello che ho detto, ma quello che ho detto c'è, perché nel cosmo, nel caos del mondo, c'è tutto quello che del mondo verrà. Ci sono le cattedrali gotiche, ci sono le baite di montagna, ci sono le automobili, ma tutto questo però è nel caos primigenio, che possiamo chiamare tale perché da lì prende l'origine del mondo, e dall'origine del mondo deriva anche l'origine della forma. E l'astrattismo, se ci pensiamo bene, pensiamo al primo acquarello astratto di Kandinsky, per esempio, è un tentativo dell'arte moderna di ritornare alle origini, al primo segno. Tanto che fu fatta una mostra qualche anno fa a New York che connetteva la contemporaneità in arte, cioè l'arte contemporanea, al primitivismo, all'arte dei primitivi. Facile spiegarlo. Quando voi guardate le prime opere di Picasso, per esempio la Demoiselle d'Avignon, con quelle figure nude, belle, brutte, difficile giudicarle, ma una di queste è una maschera, dovete ricordare che Picasso, arrivato dalla Spagna, stava a casa di una scrittrice che si chiama Gertrude Stein, la quale aveva delle maschere nere, e lui a quelle si è ispirato. Quelle maschere nere sono senza epoca, non sono del 300, del 400, del 500, dell'800, sono di un tempo che non si può misurare con le nostre coordinate. E allora Picasso diventa moderno riallacciandosi al mondo primitivo, e così vale per Modigliani. Gran parte dell'arte moderna risale al primitivo, e gran parte dell'arte astratta risale all'origine del mondo. Il primo segno, la prima. Allora, se l'arte astratta, in senso tecnico, inizia con il Novecento, 1908, 9, 10, Mondrian, Kandinsky, la fase successiva del dopoguerra è l'arte informale, che pure essa astratta, ma qualche cosa che evoca, oltre alla forma, la materia. L'idea del caos da cui viene fuori il mondo. Quando noi guardiamo, c'era ieri sera sul terzo canale, l'eruzione di un vulcano, ci sembra che il mondo stia nascendo in quel momento, ci sembra un parto. Ecco, quello che interessa alla Matalon
è risalire attraverso l'immagine dell'origine del mondo all'origine della forma. Poi questo è una cosa questo gesto. Guardate qui, Vittorio. Capitanti e... Facciamo anche la foto dello Paolo. Grazie a lei.